Ciao a tutti e bentornati. Come ogni fine del mese sono qui a parlarvi dei miei prodotti preferiti. Quindi oggi parliamo dei preferiti del mese di aprile. In realtà aprile mi è sembrato praticamente un flash, un fulmine, anche perché mi sembra essere volato. Ricordo ieri di aver girato il video dei preferiti di marzo, invece è terminato in una maniera così flash lampo e quindi appunto siamo qui a parlare dei preferiti. Come sapete io divido i prodotti preferiti in prodotti beauty, prodotti skincare, prodotti make up, insomma tutti i prodotti che in questo mese mi hanno accompagnato e che mi sono piaciuti. Mi rendo conto anche che per quanto riguarda i prodotti skincare ci metto un po' più di tempo per capire se mi possano piacere o meno, quindi voglio essere sicura che determinati prodotti davvero mi possano piacere e che insomma su di me hanno un effetto che ritengo appunto valido. Quindi soprattutto per i prodotti skincare ho bisogno di un po' di tempo in più, motivo per cui ho cercato di selezionare, di fare una cernita un po' più ristretta dei prodotti che mi sono piaciuti tanto. Però bando alle ciance, partiamo subito dai preferiti skincare del mese di aprile. Primo prodotto che mi sento di inserire all'interno della lista dei preferiti è la luce liquida di Vera Lab, quindi dell'estetista cinica. In realtà questo è un prodotto che io avevo un po' snobbato, perché quando l'ho acquistato ho acquistato due boccettine in mini size, una l'ho terminata, mi ricordo che insomma mi era piaciuta, l'avevo insomma valutata positivamente. La seconda boccettina un po', vuoi perché ero presa da altri prodotti, poi testandone tanti, l'avevo un attimino accantonata. Questo mese l'ho ripresa, l'ho ripescata dai cassetti, anche perché era ancora chiusa, non l'avevo per niente aperta, ed è un prodotto che mi sta piacendo, cioè mi piace tanto. Io la uso al posto del tonico, o subito dopo il tonico, prima magari dell'idratazione, quindi del siero, della crema idratante, del contorno occhi, quindi o al posto del tonico, o subito dopo il tonico, con un batuffolo di cotone o anche soltanto con le mani picchiettando. Anche perché ha una formula molto simile a un tonico. Perché mi piace? Mi piace tanto perché soprattutto quando ho dei brufoli, delle irritazioni, qualche brufoletto infiammato, se ci applico questo prodotto al di sopra, magari soltanto nelle zone interessate, soprattutto per i brufoli infiammati, anche se io ho brufoli, di brufoli ne ho davvero molto pochi, in realtà forse non li ho mai, se non magari nel mese, nei giorni del mese insomma di noi donne, e vedo che il giorno dopo mi secca davvero tanto i brufoli. Ma a parte questo mi piace tanto perché è un'azione davvero molto illuminante a mio parere, e inoltre anche un'azione restringente soprattutto per i pori, quindi io questa azione restringente e illuminante di questo prodotto lo vedo. Inoltre non lo consiglio però per chi ha la pelle particolarmente secca, perché almeno io nei periodi in cui ho la pelle molto molto secca vedo che mi evidenzia parecchio le secchezze, quindi la consiglierei più a chi ha la pelle mista o grassa, perché va un po' a riequilibrare il sebo e ad eliminare un po' il sebo in eccesso, quindi quello insomma lo consiglio soprattutto per quelle tipologie di pelle. Dimenticavo però di aggiungere che un'altra cosa che mi piace tanto di questo prodotto è il fatto che mi vada molto a levigare la pelle. Ciò significa che io lo noto soprattutto quando ho in alcuni periodi del mese magari la pelle è un po' più granulosa, poco levigata, questo prodotto tende molto ad attenuare molto quei granuli sotto pelle che si vengono a creare e quindi a darmi quell'effetto un po' levigante, e questa cosa insomma penso che questo prodotto abbia anche questa qualità. Però insomma per la questione dei pori, l'effetto luminoso io devo dire che la promuovo a pieni voti. Altro prodotto che di cui vi ho accennato in uno degli ultimi video, tra cui un video insomma spacchettamento di una box, è la Cica Pair. Io in realtà ce l'ho in versione mini, tra l'altro mi è arrivata in versione full, la mini è da 15 ml. Ve l'ho già fatta vedere, magari ve la mostro anche qui, magari un po' più da vicino, e mi piace tanto, mi piace questo prodotto perché... Allora, innanzitutto ci ho messo un po' per capire come andava utilizzata e quale fosse il modo migliore per la mia pelle per utilizzare questo prodotto. Che dire, allora inizialmente ho provato ad utilizzarla al posto del fondotinta e l'ho completamente bocciata, poi l'ho utilizzata al posto della crema idratante e anche lì non mi è piaciuta. Per me l'applicazione ideale di questo prodotto è praticamente utilizzarla come base trucco, quindi dopo aver deterso il viso, messo la crema viso, quindi la crema idratante, l'idratante e tutto quanto, subito dopo per attenuare i rossori che ho sulla pelle la applico questa qui e poi mi trucco normalmente, e devo dire che mettendola in questo modo, utilizzandola in questo modo, l'effetto quindi di attenuare i rossori
lo vedo e mi piace. La utilizzo soltanto però di giorno, insomma, prima di truccarmi, non la utilizzo mai nella mia skincare, diciamo, della sera, perché trovo che non serva, però utilizzandola tutti i giorni come base trucco, io trovo che sia davvero molto 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 efficace. Ripeto, io ho diversi rossori, soprattutto in questa zona, un po' sulle guance, sul naso, e devo dire che mi va praticamente a, non dico ad annullare, ma ad attenuare tantissimo i rossori. Quindi magari col passare delle ore, quando il trucco va un po' via, grazie a questo prodotto, quei rossori non vengono fuori perché li attenua davvero davvero tanto. È di colore verdino che serve appunto ad attenuare quei rossori in eccesso che si vengono a creare, e quindi avete all'inizio la pelle un po' grigia, un po' brutta, però dopo qualche secondo, scaldandosi con il calore della pelle, assume un colore, diciamo, beigeolino, ecco, quasi simile al proprio colore di pelle. Quindi io devo dire che per chi dovesse avere problemi di rossori sulla pelle, questo prodotto ve lo straconsiglio e mi piace. Altro prodotto preferito skincare è questa maschera di Filorga, è una maschera a viso di Filorga. Io ce l'ho in versione mini size perché l'ho trovata all'interno di una box di Look Fantastic, e questa qui è la Meso Mask. Allora, mi piace tanto questo prodotto, mi piace un sacco perché io tendo ad utilizzare le maschere piuttosto leggere, a meno che non ho voglia di purificare fino in fondo la pelle, quindi vado ad utilizzare magari con meno frequenza delle maschere tipo in argilla nera o delle maschere un po' più consistenti, un po' più importanti, però una maschera settimanale magari che vado ad applicare è questa tipologia qui, quindi leggera, anche la consistenza molto leggera, ne basta davvero pochissimo di prodotto per applicare, per stenderla bene, per stenderla per tutto il viso. Questa cosa mi piace tanto. La profumazione è buonissima perché è molto molto fresca, ma allo stesso tempo leggermente floreale, mi piace tanto. Ma la cosa che mi piace tanto 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 di questa maschera è che quando la applico ho la pelle immediatamente super 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 liscia, quindi magari se dovesse avere la pelle un po' granulosa, con dei granuli sotto pelle, questa maschera mi va ad alleviare tantissimo e a levigare tantissimo la pelle. In più è anche molto molto illuminante, che quindi va a donare quella carnagione un po' più radiosa rispetto al solito, e mi piace davvero tanto. Probabilmente la acquisterò in versione full size perché è una di quelle maschere che raramente io adoro così tanto le maschere, però quando la applico, quando faccio una skincare magari settimanale, quando applico questa maschera rispetto magari ad altre maschere, la differenza si nota. Prodotto invece beauty all'interno di questi preferiti, c'è questo prodotto per il viso di Kerastase. È questo prodotto qui che va applicato però una volta lavati i capelli a capelli, diciamo, bagnati o un po' unti, o un po' umidi, non unti, ed è di questa linea Resistance. In realtà Kerastase ha un sacco di linee per le diverse tipologie di capelli. Io, visto il mio problema con i capelli nell'ultimo periodo, perché ho i capelli davvero molto molto rovinati, le lunghezze un po' strane, non lo so, non so neanche io perché mi sono nati così, mi si sono ridotti così, ho voluto acquistare sia lo shampoo di questa linea Resistance che anche questo prodotto. Questo prodotto serve soprattutto per andare a proteggere i capelli dal calore, quindi dal phon, tanto che è un termoprotettore. E in realtà anche la creatinina, che fa molto bene ai capelli, e mi va anche a dare un effetto molto meno crespo ai capelli, quindi magari quando ci sono quelle temperature un po' più umide, e soprattutto in vista dell'estate, secondo me questa tipologia di prodotto è molto 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 valido. Mi piace anche molto la profumazione, però quando non lo utilizzo e applico altri prodotti, magari non utilizzo nulla come prodotto che mi vada a proteggere i capelli al phon, vedo la differenza perché mi sento i capelli molto meno lisci, molto meno setosi. Invece questo prodotto mi rende proprio i capelli molto più lisci, molto più setosi, meno crespi. In più mi va a proteggere i capelli dal calore, e in questo momento ho necessariamente bisogno di andare a proteggere i capelli, quindi questo prodotto io lo promuovo. Lo sto utilizzando da un po' di tempo, ma c'è ancora un sacco di prodotto all'interno, perché serve davvero una noce di prodotto. Io lo applico soprattutto sulle lunghezze perché io vorrei appunto andare a proteggere soprattutto le lunghezze. Infatti questa linea va proprio ad agire soprattutto e a proteggere, a dare più forza alle lunghezze dei capelli.
Passiamo adesso invece ai prodotti make up preferiti del mese. Uno dei prodotti che mi sta piacendo davvero tanto tanto e che mi sento di consigliarvi e di mettere all'interno di questi preferiti è questa cipria qui di Becca. Ve l'ho mostrata nel video degli acquisti di Sephora che ho fatto ultimamente, della cipria, la Hydra Mist Set and Refresh. Che cos'ha di diverso questa cipria rispetto alle altre ciprie? Innanzitutto il fatto che abbia all'interno dell'acqua. Io all'inizio quando la applicavo sentivo una sensazione di fresco sul viso, come quando mi applico un prodotto rinfrescante per il viso, il fissante per il viso, quindi quello a spray. Avevo quella stessa sensazione, tanto che spesso pensavo di avere il pennello bagnato e pensavo che il pennello non si fosse asciutto abbastanza. Ero convinta di questo, soprattutto all'inizio. Dicevo, cavolo, ho il pennello bagnato, quindi ne prendevo un altro, avevo la stessa sensazione. Mi sono informata meglio perché quando l'ho acquistato non sapevo che avesse questa qualità. In realtà ha delle particelle di acqua all'interno, ciò significa che è molto molto idratante, cosa che in una cipria è importante perché le ciprie tendono comunque ad andare a seccare la pelle, perché devono comunque fissare il trucco ed eliminare un po' il sebo in eccesso. Questa cipria invece, oltre a idratarla molto la pelle, la leviga tantissimo, infatti i pori a volte quasi si annientano, si mimetizzano completamente, e penso sia merito di questa cipria, perché ho provato lo stesso fondotinta con diverse ciprie e quando utilizzo questa qui vedo proprio i pori molto molto più impercettibili, la pelle è davvero molto molto più levigata. È anche merito sicuramente della skin care, cioè è un insieme di cose sicuramente, perché penso che anche la skin care sia importante anche per avere un effetto, diciamo l'effetto del trucco sia anche migliore se viene fatta una skin care, diciamo, degna e comunque valida. Quindi tornando a lei, mi piace davvero tanto proprio perché mi dà questo effetto molto idratante, questo effetto levigante e allo stesso tempo illuminante. Quindi dopo diverse ore noto anche che non mi lucido assolutamente, io tendo a lucidarmi soltanto magari in questa zona, ma anche a periodi, però quei periodi in cui tendo a lucidarmi un po' di più, quando utilizzo questo prodotto vedo che praticamente non mi lucido mai, se non magari dopo 10 ore che ho il trucco. Io tendo ad avere il trucco dalla mattina, da quando esco di casa fino alla sera quando torno dal lavoro. Il trucco mi dura davvero tanto, quindi è un prodotto che io mi sento a pieni voti di promuovere. Io ce l'ho in versione mini size, che è è piccolino, infatti è verso la fine, ma sono tentata se riacquistarlo meno, se provare altri prodotti. Questa qui però, il fatto che sia anche rinfrescante, penso che per l'estate sia l'ideale, quindi quasi quasi la ricomprerei, non lo so, ci sto pensando perché ho paura che mi finisca a breve, infatti sto utilizzando anche altre ciprie, ci devo pensare, però io ve la consiglio perché è davvero molto molto valida. Altro prodotto beauty che rientra nella lista dei preferiti del mese di aprile è l'eyeliner di Kat Von D, il Tattoo Liner. Io anche questo qui ce l'ho in versione mini size e mi sta piacendo tanto. Sto utilizzando soltanto lui in questo mese perché lo sto testando. La cosa che mi piace tanto è che è molto molto modulabile. Ho notato che riesco a fare delle linee molto molto sottili, delle linee un po' più spesse. Non so se riuscite a vedere. È molto molto nero il colore, anche insomma dopo diverse applicazioni non mi lascia quei vuoti bianchi, il pennellino è preciso, quindi è strafacile da utilizzare. Il colore è super nero, vabbè, come nero è anche l'eyeliner di Fenty Beauty, ha la stessa intensità di nero, però il fatto che sia molto modulabile, che abbia questa linea che proprio alla fine si assottiglia molto di più, vi permette di essere molto più precise e potete scegliere anche quanto spessa volete appunto la riga d'eyeliner. Quindi è un prodotto che io mi sento assolutamente di consigliarvi se soprattutto non siete esperte con l'applicazione di questi prodotti, è davvero molto valido. Altro prodotto, sempre di Kat Von D, che inserisco all'interno di questa lista di preferiti, è la tinta labbra, in particolare nella colorazione Lolita. Questo colore è un colore, penso, iconico di questo brand, è un colore meraviglioso. Io adoro, poi sapete, queste colorazioni così, ed è un nude bellissimo. Un nude con una punta di mattone, allo stesso tempo quella punta di rosa, molto molto bello. Mi piace tanto perché io avevo un po' accantonato le tinte labbra perché odio quell'effetto labbra secche e
piene di segni, piene di orribili, non mi piace. Però questa tinta, anche dopo tante ore, la sento comunque idratante sul viso, non ho quella sensazione di labbra tirate, oppure la linea orribile che si viene a creare. L'ho tenuta anche diverse ore quando sono andata al lavoro, tipo 4 ore più o meno, 4-5 ore, e comunque ce l'avevo sempre intatto, non, per niente secco, non avevo assolutamente quella sensazione di fastidio alle labbra, idratante, quasi come se non avessi nulla sulle labbra, e quindi è un prodotto che mi sento di consigliare. Io le tinte ultimamente le stavo snobbando e non le sto utilizzando più, però questo colore che ho visto tantissimo sponsorizzato, poi l'ho trovata perché è quasi sempre sold out questa colorazione, appena l'ho trovata me la sono voluta accaparrare, soprattutto per il colore che mi piace davvero tanto, e oltre che per il colore la consiglio perché è molto valida e mi piace davvero tanto. Infine, ultimo prodotto make up è la palette di Huda Beauty, la Nude, nella colorazione medium. È una palette che vi ho già mostrato sia in azione che quando l'ho acquistata. I colori sono questi qui, questi colori sul rosa, questi shimmer molto belli sul dorato, sul rosato, questi nude rosa che ultimamente mi stanno piacendo davvero tanto, ha anche dei colori un po' più intensi come questo bordeaux, questo marrone per la piega come colore di transizione. La trovo molto molto versatile, vi devo dire la verità, io non, vabbè, a parte la pigmentazione che è molto molto intensa, sono poco davvero polverosi, quindi c'è pochissimo fallout anche dei prodotti perché sono molto forse compatti come prodotti, soprattutto le colorazioni matte che tendono un po' a spolverare un po' di più perché gli shimmer sono molto più compressi. I matte, nonostante siano molto intensi come colorazioni, noto pochissimo fallout, quindi anche questa cosa è un punto a loro favore. In più anche la gamma dei colori mi sta piacendo tanto perché ho capito ultimamente che queste colorazioni nude sul rosato mi piacciono davvero tanto, quindi questa palette soprattutto in questa colorazione medium mi piace tanto. Dicevo prima, vi devo dire la verità, io non è che io mi stia truccando tanto, però rispetto al solito, magari quando esco nella norma, quando viviamo tutti nella normalità, mi trucco molto meno perché noto che stando a casa sperimento molto di più, testo i prodotti molto di più, sto provando prodotti occhi molto di più rispetto alla norma, perché magari anche in uno stesso giorno, soprattutto quando sono a casa, li testo più di un prodotto, riesco a capire bene la qualità di un prodotto, la durata stessa di un prodotto, insomma riesco a studiarli molto molto meglio, quindi paradossalmente mi sto truccando più adesso che nella normalità, quindi posso dirmi molto di più soprattutto sui prodotti occhi, anche rossetti, tendo a utilizzare diversi rossetti anche in un solo giorno, quindi mi sto dilettando e giocando molto di più con il make up. E nulla, questi erano i preferiti del mese di aprile, come sempre spero di avervi tenuto compagnia, come sempre vi dico anche, se vi piacciono i miei video mettetemi un like e seguitemi al canale, e nulla, io vi mando un bacio come sempre e ci vediamo presto, ciao!